E questo era Sting con If I Ever Lose My Faith in You alle 8.08. Questo è il Crystal History di oggi, giovedì 2 maggio. È giovedì, l'ho appena detto, e il giovedì per noi c'è un'abitudine, quella del teatro, con Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Allora, le buone abitudini non vanno perse, quindi oggi portaci a teatro. Oggi andiamo a teatro, come tutti i giovedì, grazie a te. E allora, voglio darvi due appuntamenti. Mm-hmm. Casualmente mi è capitato che due appuntamenti e poi un ultimo appuntamento che va un po' fuori dal teatro, ma so che tu me lo permetti sempre. Ah, bene, bene. Allora, praticamente, non so perché casualmente mi è capitato così, però si parla di donne e si parla, diciamo, su spettacoli fatti da donne. Okay. Allora, andiamo alla Barca, che è un teatro che si trova in zona Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, quindi metropolitana verde, si può raggiungere anche con il tram 2, insomma è molto raggiungibile. E la Barca ospita sempre degli spettacoli, diciamo così, molto interessanti, fuori dal circuito tradizionale. In questo caso la Barca ha deciso di affidare per la rassegna la sera del Dì di Festa, quindi sarà domenica 5 maggio, ad Anna Bonelle, che è anche una loro insegnante, drammaturgia di Anna Bonelle e di Gidio Bertazzoni, la storia di Colette Nismazur, che in Italia non è molto conosciuta, ma è un'autrice francese, che è molto famosa in Francia, che in Italia viene pubblicata attraverso la casa editrice Servizium, ma non è, appunto, non la conoscevo neanch'io, che comunque sono una lettrice appassionata. E Colette racconta la vita nella sua quotidianità, ed è una parte molto interessante che appunto Anna Bonella ha voluto riprendere, perché in realtà la quotidianità viene sempre vista come qualcosa di molto noioso, no? Qualcosa di ripetitivo, qualcosa che insomma in qualche modo ci rende la vita un po' più pesante. Invece la quotidianità può essere vista anche attraverso una visione poetica, in quanto per esempio nel momento della perdita noi valorizziamo ciò che viviamo quotidianamente, quindi quel quotidiano assume un valore e un'importanza che noi solitamente non diamo, e quindi quel banale in realtà diventa fondamentale nelle nostre vite. Se poi ci fermiamo e pensiamo, in realtà la nostra quotidianità ci permette di avere delle abitudini, no? Dei punti fermi, dei rituali che si ripetono e che ci permettono di avere comunque una continuità nel nostro vivere. E questo io lo trovo molto bello, no? Rivalutare la nostra quotidianità attraverso appunto una visione letteraria, quale quella di Colette, e attraverso una visione teatrale, che è quella di Anna Bonelli. Quindi l'appuntamento è domenica 5 maggio alla Barca, che si trova appunto in zona Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, quindi metropolitana verde, facilmente raggiungibile, poi un orario anche insomma molto raggiungibile, nel senso che poi si può andare a cena, quindi il teatro ti può aprire alla serata, diciamo così, e non soltanto diciamo così essere protagonista della serata, ti può aprire anche una serata che poi si può proseguire in altri modi. E invece poi ci spostiamo al teatro Elfo Puccini, okay, che insomma nei nostri racconti è sempre molto presente. Andiamo, ci troviamo dall'altra parte della città. La metropolitana è fermata Lima o Porta Venezia, a seconda di quello che volete, diciamo così Lima è più vicino, e abbiamo un progetto, perché è un progetto molto interessante, molto complesso, però anche molto bello, che è Epopea dell'Irrealtà di Niguarda, affidato a Edu Perdu, che appunto conosciamo nell'anima di Marta Marangoni e Fabio Wolf, che appunto Marta Marangoni firma la regia di questo bellissimo progetto, che Minima Teatralia, che è l'associazione che appunto hanno fondato i Duperadù, si occupa di teatro sociale. Quindi in questo progetto, per cui il testo è di Francesca Sangalli, che è una drammaturga meravigliosa, è un progetto che va avanti da più di un anno e coinvolge moltissime realtà sociali, quindi persone con disabilità, persone che bambini, persone che hanno bisogno di un sostegno. Mm-hmm. Veramente ci sono c'è una molteplicità di umanità,
che vengono appunto raccolte all'interno di questo spettacolo. Ognuno ha il proprio modo personale di esprimersi e di emergere all'interno di questo spettacolo, quindi gli viene dato lo spazio, il tempo per potersi esprimere, quindi non tutti nella stessa maniera. E devo dire che in questo Marta, con l'aiuto appunto di Francesca Sangalli, è riuscita a creare un momento in cui tutti possono avere il proprio modo di esprimersi, il proprio tempo di esprimersi e la propria luce, che è una cosa particolarmente difficile, secondo me, all'interno dell'arte, perché poi c'è il momento performativo, quindi ci sono dei tempi da rispettare, dei modi da rispettare. Invece in questo caso lo scopo fondamentale dello spettacolo è creare appunto un mondo dell'irrealtà dove tutto è possibile, dove tutti davvero siamo sullo stesso livello, siamo uguali nella nostra diversità. Ed è un lavoro complesso, molto difficile, hanno partecipato davvero tutti, nel senso che le associazioni del territorio, molti artisti e artiste, tra cui anche Cristina Crippa del Teatro Elfo Puccini, Fabio Wolf dei Du Per Duo, ha scritto la musica originale, che appunto all'interno dello spettacolo, che sostiene lo spettacolo dal punto di vista musicale. Francesca Sangalli ha scritto partendo da Jodorowsky, quindi da un mondo magico, no? Da un realismo magico. Francesca Fagnani hai detto? No, Francesca Sangalli. Ah, infatti, ok. Ho sbagliato io forse. No, forse ho capito male io, non lo so, infatti mi sembra strano. No, Francesca okay. Sangalli. Ma deve essere la connessione, ecco, perché anche adesso sembrava, e sono sicuro che non l'hai detto, quindi no, era la connessione. Era la connessione, allora. Allora, appunto, partendo da un realismo magico, si arriva ad una magia nel reale, diciamo così, e quindi... lo spettacolo starà in scena appunto al Teatro del Fucino il 4 maggio e il 5 maggio, quindi sabato e domenica. Secondo me questo spettacolo è da sostenere non soltanto per appunto la parte artistica teatrale, ma anche proprio per il lavoro fatto umano, che è un progetto che parte da lontano e che insomma ha messo in campo moltissime forze. Poi Marta Marangoni è un vulcano, però sicuramente insomma c'è voluto impegno e una capacità di mettere insieme tanti mondi diversi e farli dialogare insieme, ma anche farli dialogare in sé e farli trovare il modo di esprimersi nel miglior modo possibile. Poi... Terza opzione invece, che dicevi è un po' diversa dal solito, però giusto? No, nel senso che ieri sono andata a vedere un film che io consiglio veramente a tutti, che è Gloria di Margherita Vicario. Mm-hmm. Margherita Vicario è una cantante, la conosciamo tutti. Ah, infatti, quella Margherita Vicario, ok. Sì, quella Margherita Vicario, però parallelamente lei ha sviluppato anche una carriera di attrice, in mm-hmm. questo caso questo è il suo primo film da regista. E quindi anche regista. Ed è un film bellissimo perché porta in luce una storia dimenticata, perché alla fine del 1700, inizio 800, in Italia... molte ragazze orfane venivano accolte in degli istituti religiosi dai quali molto spesso non uscivano più per il resto della loro vita. Le veniva insegnato a queste ragazze l'utilizzo di alcuni strumenti musicali, tra cui il violoncello, la viola, il violino, ma solo per suonarlo all'interno delle messe che si svolgevano in questi istituti religiosi. Margherita Vicario invece ci racconta che queste ragazze avevano un talento incredibile e appunto quello che fa il cinema, ma anche il teatro, cioè ci porta in un'altra dimensione, racconta la storia di cinque ragazze di estrazione sociale molto diversa che si incontrano in questo istituto religioso e la musica le unisce e gli permette a tutte loro di trovare un modo per esprimersi, per raccontare se stesse, le vere se stesse, non quello che insomma vogliono vedere gli altri. E mette in luce anche una storia, cioè la storia di donne che non hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso la storia, nel senso che comunque la storia le ha dimenticate, la storia non gli ha dato il giusto spazio, ma che
molte di loro erano molto più bravi di musicisti dell'epoca, uomini, ma essendo donne ed essendo insomma di un'estrazione sociale spesso insomma bassa o comunque non dimenticate in questi istituti religiosi, non potevano avere il giusto percorso. Lei una speranza la dà, non ve la racconto, ma dovete andare al cinema per vederla. Lei una speranza la dà perché il cinema permette questo, quasi un riscatto a posteriori, però mette in luce la storia di donne. Oggi è importantissimo ricordare storie di donne dimenticate dalla storia tradizionale. Uh-huh. E quindi ci tenevo a ricordare questo. Per chiudere, Fabio... Gloria con il punto esclamativo, questo è il titolo, appunto, lo trovate oggi al Cinemino anche, Cinemino, poi all'Anteo invece anche questa sera, quindi doppia proiezione anche all'Anteo, sia pomeridiana che serale, e lo nominiamo spesso, tra parentesi, c'è anche al Beltrade, ma lo nominiamo spesso, c'è anche al Bloom di Mezzago. Che so che insomma, non so se tu la tua adolescenza l'hai fatta, non mi ricordo, l'hai fatta qua a Milano o l'hai fatta in Sicilia? No, l'ho fatta in Sicilia. E allora non puoi aver vissuto il Bloom di Mezzago, mi spiace, però un grande luogo di musica e cultura. Pensa che ci hanno suonato in Nirvana pure, quando non erano ancora in Nirvana quasi. Cioè, insomma, fanno anche Cineforum, diciamo come dicono quelli della mia età, e quindi oggi c'è Gloria anche al Bloom di Mezzago, quindi bene. Insomma. È un appuntamento secondo me da non perdere. Per chiudere, Fabio, dimmi. Perché appunto noi vogliamo far diventare il teatro un'abitudine, ma... io credo che anche la poesia possa diventare un'abitudine, sì. Quindi ti lascio con le parole di una poeta contemporanea che ci ha lasciato nel 2022, ma che rimane tra noi con le sue parole, che è Patrizia Cavalli. A me è maggio che mi rovina e anche settembre, queste due sentinelle dell'estate, promessa e nostalgia. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie mille Tamara, e grazie alla poesia che sei tu, non solo quelle che leggi. Troppo buono. Grazie mille Tamara, grazie, a giovedì prossimo, e mi raccomando, ci vediamo a teatro con l'abitudine nel teatro. Grazie mille Tamara Malleo. Ciao.